investito sulle strisce in Viale Fiume, 56enne pesarese trasportato ad Ancona. Screening, scuole sicure, tanti falsi positivi dopo i test effettuati alle medie. Vaccini, oltre 150.000 somministrazioni per gli over 80. Cardiopolitana, partono a maggio i corsi gratuiti per l'utilizzo dei defibrillatori. Buona serata, questo è il telegiornale di oggi, mercoledì 14 aprile. In apertura parliamo subito del grave incidente che ha avuto luogo questa mattina in Viale Fiume, nel quale è stato investito un pedone. L'uomo classe 1965, residente a Pesaro, è stato investito da un'autovettura Alfa Romeo, alla cui guida si trovava un 56enne residente a San Giovanni Marignano. Il conducente dell'automobile stava percorrendo la statale 16 diretto da Rimini verso Fano, giunto in via Fiume, nel tratto compreso tra via Venezia e via dei Partigiani, in cui è presente un attraversamento pedonale, ha investito il pedone in fase di attraversamento, che per l'urto ricevuto è stato proiettato a circa 15 metri di distanza dalle strisce. Sul posto è prontamente intervenuto il 118 e, viste le condizioni dell'uomo, è stato attivato l'elisoccorso per il trasporto al torrette. La prognosi è riservata. E ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda l'incendio che ha interessato ieri uno degli stabilimenti della Profilglass a Bellocchi di Fano, che fortunatamente, come ben sapete, non ha registrato per fortuna nessun ferito. Il comune di Fano ha provveduto ad allertare ARPAM per analizzare i fumi prodotti dalla combustione, che non ha interessato alcun materiale esausto. L'assessore Barbara Brunori ha sottolineato che le analisi sono state indirizzate al laboratorio di Ascoli Piceno e che l'esito di queste sarà noto nei prossimi giorni. Dal controllo effettuato alla centralina storica di via Filippini è emerso come non ci sia stata nessuna variazione significativa di polveri sottili. E torniamo anche ad occuparci dei risultati dello screening di scuole sicure, attivo in questi giorni proprio nelle scuole superiori. La settimana scorsa i test rapidi sono stati effettuati nelle scuole medie e la gran parte degli studenti, risultati positivi, in realtà sono stati dichiarati negativi dal tampone molecolare, situazione che ha permesso ai dirigenti di interrompere la quarantena di diverse classi. Vi spieghiamo tutto in questo prossimo servizio di Daniele Romagna. Prosegue anche oggi negli istituti superiori della città Scuole Sicure, lo screening per gli studenti organizzato dall'amministrazione comunale. La scorsa settimana i test rapidi erano stati eseguiti invece nelle scuole medie. L'operazione aveva portato ad individuare nei diversi plessi interessati 26 positivi sugli oltre 1500 test effettuati. A seguito delle verifiche con tampone molecolare, però, la maggior parte dei casi riscontrati sono risultate essere delle false positività. Situazione che ha permesso ai dirigenti delle scuole di poter far tornare in presenza gli studenti e le classi poste in quarantena. In questa scuola abbiamo avuto una rilevazione abbastanza importante per quanto riguarda la nostra situazione generale precedente di casi positivi, perché erano risultati positivi 6 alunni, di cui 2 nella stessa classe, quindi 5 classi messe in quarantena. E 4 sono già rientrate nel giro di 48 ore perché sono risultati appunto falsi positivi questi risultati. Uno deve essere, siamo in attesa, ma per il semplice motivo che questa classe è stata sottoposta a tampone il giorno successivo per una questione organizzativa. In questo caso saremo al 100% appunto di non veridicità dei tamponi. Sicuramente la scelta è importante di fare screening, però vanno valutate bene anche le conseguenze nel momento in cui si organizzano le quarantene, perché le quarantene sia da parte dell'ASUR che della scuola in termini organizzativi sono sicuramente un'azione complessa e soprattutto l'organizzare le famiglie al rientro in 48 ore non è auspicabile. Partecipazione allo screening in quest'ultima tornata ha visto il coinvolgimento di circa 300 studenti.
su un totale di 468 che sono gli iscritti attualmente alla scuola Gaudiano. Il risultato dello screening ha visto l'attestazione di 4 tamponi positivi, per i quali era stato appunto disposta immediatamente la quarantena, quindi coinvolgevano 4 classi, salvo poi ricevere nella mattinata di lunedì la revoca immediata della quarantena per 3 di queste classi, quindi ovviamente un solo positivo è stato confermato. Lo screening si è concluso nella mia scuola, si è concluso la giornata di sabato, ovviamente non avendo ancora in mano i dispositivi del dipartimento si era subito invitato si erano invitate le famiglie a rimanere comunque a casa, e per cui per lunedì noi avevamo già attivato la didattica a distanza a priori, ma in realtà poi nella mattinata è arrivato il dispositivo di revoca immediata e abbiamo poi agito di conseguenza, quindi martedì le classi sono rientrate regolarmente, salvo una dove invece il rapido è stato confermato poi dal molecolare. Quindi attualmente, per quanto riguarda la scuola Gaudiano, abbiamo una classe in quarantena. Anche a seguito dei falsi casi positivi registrati con l'ultima esecuzione dei test rapidi nelle scuole medie, l'amministrazione comunale per le giornate di screening delle superiori ha deciso di effettuare subito il tampone molecolare agli studenti risultati positivi. Purtroppo la percentuale di errore sappiamo sull'antigenico rapido che c'è, di fatto l'antigenico, quello che abbiamo acquistato, è sicuramente di qualità, è un antigenico molto sensibile e purtroppo diciamo ci sono anche questi casi, ma ci siamo perfezionati anche in questo. Per essere più immediati, già da ieri con le superiori abbiamo deciso, oltre alla risposta diciamo positiva dell'antigenico che il ragazzo si troverà direttamente in sede di screening, viene unito il test molecolare in modo tale che non ci sarà più l'attesa di giorni e giorni per avere la risposta del molecolare di conferma e quindi creare magari disguidi, stati d'ansia ai genitori, ai ragazzi per un'altra quarantena, oppure insomma già in questo anno di pandemia penso che abbiamo supportato tanto. La nostra operazione vuole essere di aiuto e di supporto alle famiglie e ai ragazzi per stare in scuola in sicurezza e per continuare l'anno in sicurezza. Ed ora i dati relativi all'andamento della pandemia sul nostro territorio regionale. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.375 tamponi, 2.691 nel percorso nuove diagnosi e 2.684 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 415, con 81 casi in provincia di Pesaro Urbino, 6 i decessi notificati ieri sera a livello regionale. Parliamo anche di vaccini perché il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha ricevuto una telefonata dal comandante Figliuolo per i risultati raggiunti sulla categoria over 80 con più di 150 somministrazioni tra prime dosi e richiami. Novità anche sull'ampliamento delle sedi dopo il colloquio telefonico tra il sindaco di Vallefoglia Ucchielli e l'assessore regionale alla sanità Saltamartini. Quasi 99.000 somministrazioni riguardanti la prima dose e più di 55.000 inoculazioni per il richiamo. Sono i numeri che tracciano l'andamento della campagna di vaccinazione rivolta ai cittadini over 80 nelle Marche. Proprio in merito a questa fascia d'età, il governatore Francesco Acquaroli ha annunciato che la regione ha quasi raggiunto il completamento della prima inoculazione per tutta la categoria. Risultato per il quale, ha proseguito Acquaroli, sono arrivati anche i complimenti da parte del commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliuolo, che ha chiesto poi di estendere i suoi ringraziamenti a tutti gli operatori sanitari e ai medici di medicina generale. Resta però alta la richiesta di aumentare i punti di vaccinazione sull'intero territorio regionale e quindi anche nella provincia di Pesaro Urbino. Sul tema si pronuncia ormai da diverse settimane il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, il quale avrebbe registrato primi segnali concreti al riguardo a seguito di un colloquio telefonico con l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. Noi abbiamo fatto un paio di ipotesi. Cioè la Casa della Salute, che è la cosa più naturale, anche se ci sono dei problemi di parcheggi. Ci è venuto in mente ieri come giunta la zona industriale, la mensa di Talacchio, dove c'è un parcheggio enorme, se fosse condivisa anche dagli altri comuni, e l'assessore ha detto che dobbiamo lavorare insieme perché si potrebbe dall'inizio di maggio, quando disporranno tutti i vaccini, anche pensare ad un punto
di vaccino, insomma di vaccinazione in quest'area, dove ovviamente eviteremmo di portare 30-40 mila persone a Pesaro. Nel frattempo, nei locali dell'ex Aristò, sede pesarese della campagna vaccinale, è salito il numero del comparto medico predisposto per le somministrazioni. Ho fatto un sopralluogo questa mattina e non c'era nessun tipo di coda, non c'era nessuno nel locale comune del centro, nel corridoio, erano tutti dentro i vaccinanti di questa mattina, tra i quali c'erano anche più di 100 insegnanti programmati. Quelli programmati fino a, credo, al 15 saranno fatti, dopodiché questo tipo di target passerà in secondo piano rispetto agli over 80 e vulnerabili che dovranno essere conclusi. Al momento l'aggiunta di un medico e di un amministrativo, quindi adesso abbiamo 5 medici e 4 amministrativi, pare abbia dato insomma risultato. Vedremo adesso, quando ci sarà una seduta vaccinale con soli over 60, quindi divise per varie categorie, che quindi di default dovranno fare l'AstraZeneca, sarà il banco di prova definitivo di questa modifica, per quanto lieve organizzativa, ma pare decisiva. Cerchiamo di arrivare a 6 medici e con 6 medici pensiamo di, insomma, di metterci al riparo da qualsiasi problematica. In queste giornate si è consumato il dibattito sul piano regionale del turismo, sul quale sono intervenuti i primi cittadini di Gradara e Gabice, insieme al vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini, per sottolineare la poca considerazione rivolta dalla giunta regionale ai comuni a nord delle Marche. In merito allora sentiamo nella prossima intervista le parole del vice sindaco pesarese con delega alla cultura e al turismo, Daniele Vimini. Viste non solo le bozze, ma anche in uscita dall'ultima commissione, qui erano stati discussi degli emendamenti, alcuni anche, diciamo, da noi richiesti, uno in particolar modo andava a sanare quella che per noi era una mancanza importante, ovvero l'assenza dalla cosiddetta misura 14, che è la misura che individua, diciamo, gli interventi più importanti, più strategici di un'area che noi crediamo importante, cioè quella rappresentata in particolar modo da Pesaro, Gradara, Gabice Mare e dal San Bartolo. Nei prossimi giorni firmeremo anche il protocollo di costituzione di quello che è l'insieme di iniziative della Riviera del San Bartolo, che da tempo annunciamo, che abbiamo annunciato anche alla Regione stessa. Quindi ci sembrava strano che questa area non fosse ricompresa in un elenco di tantissime altre realtà importanti e degne di attenzione strategiche da parte della Regione, che coprivano più o meno tutto il territorio regionale. Il Consiglio Comunale di Pesaro lunedì scorso ha richiesto a larghissima maggioranza, insomma, di poter integrare questa parte mancante, in particolar modo. Poi i consiglieri lavoreranno anche su altro, sul tema della terra dei piloti dei motori, su cose che probabilmente saranno più importanti, però per noi, ecco, questa misura che va a inserire Pesaro, Gradara, Gabice, quindi non è questione solamente di un comune o di un fazzoletto di territorio, ma insomma una questione strategica, perché crediamo che sia interesse di tutte le Marche che questa porta nord, che con il San Bartolo, che peraltro è molto raccontato e venduto anche dalla vicina Romagna, sia un elemento di reale attrazione turistica, visto che parliamo di grandi attrattori turistici della regione Marche. Ecco, c'era presente Urbino con l'entroterra pesarese, c'era presente i bronzi di Pergola, realtà sicuramente importanti. Crediamo però che questa peculiarità di Pesaro, Gradara e Gabice con Torre della Terra del San Bartolo debba essere presa in considerazione. Abbiamo anche segnalato, ad esempio, che nel piano stesso e anche in questa misura strategica c'è anche poca attenzione per Fano. Siccome altre volte ci è stato detto perché non l'avete chiesto, perché non l'avete detto in tempo, eccetera, questa volta ci siamo mossi in tempo con la commissione consigliare, gli emendamenti sono stati bocciati e ora abbiamo posto queste istanze per fare in modo che possano essere ripresi in aula. Chiaro che dopo il passaggio in Consiglio regionale i giochi per il piano triennale saranno chiusi. Questa cosa ha prodotto, mi sembra, un'apertura di credito da parte del presidente della commissione Puzzu, che a parte definire un po' schizofreniche le nostre posizioni, mi è sembrato troppo rispettoso, però allo stesso tempo ha annunciato la volontà da parte del presidente Acquaroli, che è, ricordiamo, anche assessore al turismo, da portare in aula un emendamento, e quindi, diciamo, siamo fiduciosi di questo iter. Proprio perché crediamo in questo iter, abbiamo pensato, così come faranno anche i consigli comunali di Gradara e di Gabice Mare, di formalizzare quello che secondo noi è il
l'emendamento centrale, ovvero l'inserimento di questo territorio con il Parco San Bartolo all'interno della già citata misura 14. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Grazie come sempre per mandarci i vostri messaggi WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. E adesso invece vediamo foto e video che ci arrivano da Via Flaminia, più precisamente quasi all'altezza del semaforo e dell'incrocio con Via Kennedy. La non corretta asfaltatura di un tombino presente sulla carreggiata, registrata proprio a seguito dei lavori che hanno interessato la zona proprio alcune settimane fa, provoca ormai da diverso tempo disagi e fastidiosi rumori avvertiti dai residenti delle abitazioni limitrofe a causa della grande circolazione dei veicoli che transitano lungo la strada. Per questo gli stessi residenti chiedono che il problema possa essere risolto entro breve tempo. E dalle segnalazioni passiamo ai cantieri attivi in città, perché proseguono a buon ritmo i lavori che interessano la riqualificazione del vecchio Palace, per il quale proprio ieri sono arrivate le coperture che comporranno il tetto, ma anche la riqualificazione del cavalca ferrovia. Ci parla di tutti questi aggiornamenti per quanto riguarda appunto i lavori, i cantieri in città, l'assessore Enzo Belloni. Un parto difficile è stato, però finalmente la ditta sta lavorando a pieno regime. Ieri sono arrivate le travi per la copertura del palazzetto, il legno. Il nostro obiettivo rimane quello di avere all'interno del vecchio nuovo Palasport il concerto di chiusura del ROF di questa stagione 2021, per poi ospitare i campionati di ginnastica qualora il Covid ci permettesse, insomma, e lo svolgere di questa manifestazione. È un lavoro importante, ovviamente lo sappiamo tutti, perché il palazzetto sarà strategico dal punto di vista sportivo, culturale, convegnistico, quindi è una spinta ulteriore al turismo della città che, una volta terminata questa pandemia, ci auguriamo riparta e riparta forte, insomma, come abbiamo fatto già nel 2019. E la ditta sta lavorando, diciamo, alla grande, sta andando molto bene, ha chiesto di lavorare già su doppi turni, quindi c'è la volontà da parte di tutti di portare a casa nei tempi stabiliti quest'opera. La ditta lavorerà sia sopra che sotto, ovviamente garantendo tutte le sicurezze del cantiere. E il tetto diventa ovviamente uno degli interventi più importanti e quelli che si vedono di più anche all'occhio, perché sembra che non si fa niente quando uno guarda da fuori, però dentro ci sono diverse squadre di operai che stanno lavorando e, ripeto, lo stanno facendo con grande energia e ci auguriamo, insomma, di rispettare i tempi che ci siamo dati per l'inaugurazione. Con il proseguire dei lavori si riorganizzerà anche la viabilità, per esempio la riapertura di questo tratto stradale che ora è occupato appunto dalle travi che andranno a costituire il tetto? L'obiettivo è quello di riaprirlo, ma riservarlo ai residenti in qualche modo. L'idea è quella di fare o di realizzare una piccola piazza su questo tratto di Viale Marconi, perché poi diventa anche più accogliente per chi verrà al palazzetto per sport o per convegni o per turismo in generale. Nel frattempo stiamo lavorando sul cavalcaferrovia, come potete vedere, stiamo sistemando il guardrail, insomma, del lato che dalla città porta verso il quartiere di Villa San Martino, così che potremo riportare le corsie da 2 a 3, ovviamente in discesa e in uscita dalla città, e lo stralcio successivo prevederà poi l'allargamento e la sistemazione del guardrail in entrata dalla città, quindi in salita rimarrà una corsia finché poi non faremo anche il terzo e il quarto stralcio. E invece in discesa, insomma, ci saranno le due corsie. Noi stiamo lavorando, ripeto, a stralci. Nel frattempo abbiamo fatto una nuova gara per appaltare l'aspetto strutturale del ponte. Stiamo ottenendo un finanziamento al Ministero degli Interni molto importante e noi ci auguriamo, insomma, nel giro di qualche mese. Non è un lavoro di poche settimane, perché è un lavoro molto complesso anche solo dal punto di vista della sicurezza, di riportare a nuova vita un ponte che ha più di 50 anni.
deroga per l'accensione dei termosifoni fino al 25 aprile. L'amministrazione comunale ha deciso di estendere l'attivazione degli impianti di riscaldamento vista l'incerta situazione meteorologica delle ultime giornate e il conseguente calo delle temperature. I termosifoni potranno essere accesi per un massimo di 6 ore, frazionabili in due o più sezioni di tempo nell'arco della giornata. Si ricorda comunque di rispettare l'obbligo previsto dalla legge, ovvero di non superare i 20 gradi centigradi. È partito il progetto di Relamping, che interesserà l'efficientamento energetico nel territorio fanese. Nello specifico, i lavori toccheranno 10 istituti scolastici fanesi e prevederanno la sostituzione di 525 punti luce a favore dell'illuminazione LED. L'intervento, affidato all'azienda Impe, è di oltre 66.000 euro e terminerà entro la metà di luglio. Un anno fa ci lasciava Mirko Bertuccioli, protagonista della scena indipendente pesarese e italiana. Artista poliedrico che ha dedicato la sua vita alla musica e alla cultura. Tanti messaggi di ricordo in onore di Bertuccioli ad un anno dalla sua scomparsa. Tra questi anche quelli del sindaco Matteo Ricci e del vice sindaco Daniele Vimini, i quali hanno annunciato la realizzazione di un'opera urbana dedicata al mondo dei Camillas in un punto strategico della città. Un progetto pensato e costruito assieme ad alcuni artisti amici di Mirko. Partiranno a maggio i corsi di formazione gratuita per l'utilizzo dei defibrillatori del progetto Cardiopolitana, presentato dall'Associazione Le Strade di Lucca. Corsi che si svolgeranno la mattina a rotazione nei 12 quartieri della città e nel municipio di Montecicardo e che saranno tenuti dal personale della Croce Rossa. Ci parla meglio di questa iniziativa il presidente dell'associazione, Alan Palombi. Cardiopolitana, diciamo che è il secondo step del progetto Pesaro Cardioprotetta, un progetto che Le Strade di Lucca ha avviato con la Croce Rossa e il Comune di Pesaro qualche anno fa, e fino a questo momento diciamo che il nostro lavoro si era concentrato più sulla strumentalizzazione, quindi su donare dei defibrillatori che sono stati messi in vari posti della città ad accesso pubblico. E adesso è un po' di tempo che ci pensavamo di eseguire il secondo step, quindi oltre a puntare alla strumentazione andare anche sulla formazione delle persone, perché uno strumento che nessuno sa utilizzare può essere anche inutile, invece avere una diffusione delle tecniche di BLSD è un fattore determinante per l'effettivo funzionamento di tutto il sistema. Sono corsi di BLSD autenticati dalla Croce Rossa, tenuti dai professionisti della formazione. Sono assolutamente gratuiti per chiunque si voglia iscrivere. Noi abbiamo pensato, Cardiopolitana, di pensare a un percorso, diciamo, corsi itineranti, e ne vorremmo fare due in ogni quartiere della città. Quindi in teoria dovremmo formare sulle 220 persone, 11 quartieri, due corsi per ogni quartiere, quindi sono 220 persone. Residenti a Pesaro che possono sfruttare questa opportunità, insomma. Per aderire a questa iniziativa abbiamo predisposto un sito che si chiama www.cardiopolitanapesaro.it. Lì si troveranno tutte le informazioni, si troverà i moduli per registrarsi. Nell'estate dovrebbe anche uscire un'applicazione che renderà ancora tutto più facile, perché tramite l'applicazione ognuno si potrà registrare. Adesso noi abbiamo già trovato delle date, alcune dovranno essere aggiunte. Il problema è che, visto l'andazzo, un minimo di flessibilità ci vorrà, quindi potrebbero cambiare le date, ancora non sappiamo di preciso i luoghi, però sul sito e sui canali social delle Strade di Lucca cercheremo di dare sempre tempestivamente le informazioni. I defibrillatori che abbiamo piazzato noi sono 11, poi ci sono altre associazioni che ci sono venute dietro, come Avis, che fa parte comunque anche del progetto Cardiopolitana. E alla fine quelli pubblici disponibili al pubblico sono in tutta Pesaro una quindicina, quindi iniziano a essere già un bel numero. Naturalmente non ci fermeremo, però puntiamo molto su questo step.
Siamo arrivati in chiusura del nostro telegiornale, ma questa sera su Rossini TV un ricco programma per voi. E allora partiamo subito con la prima serata, alle 21.15 si parla di prodotti del territorio con la nutrizionista a chilometro zero. Questo programma in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica e la Camera di Commercio delle Marche. A seguire alle 21.30 c'è questo approfondimento dedicato alla scuola degli imprenditori organizzata da Confartigianato, un appuntamento che vi consigliamo di seguire proprio per capire quali sono le modalità di partecipazione a questa scuola. E poi questa sera alle ore 22 vi faremo rivedere la conferenza stampa di presentazione del nuovo sponsor dell'Italservice Calcio a 5, Mediolanum Banca. Quindi restate collegati, noi l'abbiamo trasmessa oggi pomeriggio in diretta alle 16, ma questa sera ve la facciamo rivedere. Mentre domani è giovedì e quindi è il momento di parlare di basket e torna insieme a Canestro al classico orario delle 21.15. Avremo con noi Giovanni Luminati, che è responsabile tecnico del settore giovanile, Loris Carbonetti, che è Key Account Management della HURT, e poi Giorgio Secondini, ex allenatore della VL. Grazie come sempre per essere stati con noi, ci rivediamo domani mattina alle 7.20 nella nostra rassegna stampa.